Allora, prima di andare a San Gimignano, ce la codiamo un attimo qua a Monteriggioni, ragazzi. Perché voglio fare una piccola visita al santuario e deporre i sigilli trovati. Mi sembra un'ottima idea. Intanto viaggiamo proprio alla grande con 87.000 fiorini in tasca. E ripeto, siamo non all'inizio, ma all'incirca. Neanche a metà della storia. Sono stato scaltro, ecco, nel fare tutto ciò. E andiamo un attimo giù al santuario. A deporre i sigilli. Qua no. Qua sì. E il sigillo della lama celata se ne va. Ok. 25 di valore, ok. Questo è Darius. Assassino persiano. Ha ucciso Cersei con una lama celata, fu il primo a usarne una. Interessante. Collochiamo il sigillo anche qui. E io penso sia il pugnale. Boh, non lo so. No, la spada. Vabbè. Forse il pugnale? Lui è... Non ce lo dice. E diccelo. No, niente. Wei Yu. Su questo piedistallo si trova la statua di Wei Yu, l'assassino cinese. Ha usato la lancia per uccidere il primo imperatore della Cina, Qin Shi Huang. Ok. Ha senso. Qua niente. Il Tani. Collochiamo. E se ne va. Un cazzo è uno stinco di pollo? Una donna. Assassina babilonese avvelenato Alessandro Magno. Cazzo. Onore proprio. E qua gli altri ovviamente sono uno di Forlì e due di Venezia che dobbiamo ancora andare a raccogliere. La mappa mi dice che ci sono altri fiorini da mettere in tasca, come se ne avessimo pochi, esatto. Altri 11.000, ripeto, per ora. Che andiamo a raccogliere, più ci saranno i soldi delle missioni, insomma. Ci facciamo belli tondi qui. Minchia, già quasi 100.000 fiorini. Godo. Godo malissimo. Va bene, ragazzi, dopo questa piccola digressione durata 3 minuti... possiamo tranquillamente andare verso Monteriggioni perché abbiamo veramente fatto tutto ciò di secondario che per ora il gioco ci concede, tranne, ripeto, corse, consegne e pestaggi che li faremo una volta sbloccata tutta Venezia. Però contratti di assassinio, tesori, piume, tutto quanto consegnato. E allora ce ne andiamo a San Gimignano alla porta Boh Sud. Mi ispira di più. Allora, entriamo dentro, però anzi, forse non entriamo dentro. Perché c'è un ricordo esattamente qui. Beh, è un assist fantastico perché possiamo prendere il cavallo e andarcene a fare in culo. Detto proprio senza mezzi termini. Ed eccoci qui. Ah, eccoti qui. Ascolta, abbiamo trovato Stefano da Bagnoni. Segui la strada e ti porterà all'abbazia dove ha trovato rifugio. Aspetta, prima di andare, prendi. Puoi servirtene per creare un diversivo. Grazie, amico. Beh, uccisione di Stefano da Bagnoni. Più chiaro di così, non so cosa ci sia. Cosa mi ha dato? Le bombe fumogene. Quando abbiamo fatto i contratti di assassino sarebbero tornate utilissime. Utilissime. Ok, mi serve un gruppo di monaci per entrare lì dentro. Ok.
avanti! Merda, oh, senti. Per fortuna dentro non stanno venendo. Non vedono nulla, non partecipano. Non sanno cosa stia succedendo fuori. Meglio così. Ok. Allora, torniamo a noi. Ce l'ho. Mercenari, venite a me. Bene. Non c'è modo di seguirti per di qui, capo. Lo so, tranquillo, tranquillo. Preghiamo. Pregare? Pregare per cosa? Per l'aiuto del Signore. Se pensate che al Signore interessino le nostre faccende, vi ingannate assai. Ma per carità, vi prego, continuate a illudervi se ciò vi aiuta a passare il tempo. Ciò che dite è blasfemo. No, ciò... Cioè, loro sono entrati? La sua divina esistenza è l'unica risposta... E non sono stati visti, praticamente. Fantastico. Che ci sia un folle invisibile nel cielo. E credetemi, se la vostra preziosa Bibbia è il meglio che è riuscito a trovare, ebbene, è completamente uscito di sé. Come potete parlare così? Indossate le sue vesti. Solo perché mi hanno permesso di avvicinarmi ai medici. Ma avete ragione. Provvederò a cambiarmi d'abito non appena avrò sistemato l'assassino. Mi sa che invece l'assassino sistema te, sai? Su questo siamo d'accordo. Dicono che il diavolo l'abbia dotato di una forza e una rapidità sovrannaturali. Il diavolo? Quelli sono doni che si è fatto da solo. Con la... Ah, bello! Scusate, non ho parlato, ma ero concentratissimo e ho fatto quel che dovevo fare. Chi aveva ragione? Dov'è Jacopo? Non ho nulla da temere ormai. Si incontrano all'ombra degli dei romani. Nell'anfiteatro, tipo. Requiescat in pace. E andremo poi a prendere Jacopo. Fermo! No. Oh, scappa! Forza! Siamo un po' scoppio ritardato sto gioco, però va bene così. E noi scappiamo e Stefano da Bagnone è passato a miglior vita, se così la possiamo chiamare. 1500 fiorini, l'abito non fa il monaco in tutti i sensi, invece il monaco l'ha fatto fuori Ezio Auditore e bombe fumogene. Adesso sono tutte nostre.